Ben trovati a tutti. E abbiamo questa sessione di domande e risposte. Incominciamo. Sono scritte, come sempre, per proteggere la vostra privacy, tutelare la vostra privacy. Incominciamo. Prima domanda. Iniziamo allegri. Vorrei conoscere le riflessioni, opinioni buddiste sul suicidio assistito e disposizione di fine vita. Grazie. È un discorso veramente complesso che come monaco affronti subito ricordando la parajika, cioè una regola monastica che se viene infranta implica automaticamente l'esclusione dalla comunità monastica, cioè la perdita dello status monastico, vieni praticamente espulso, che è quella del togliere la vita. E ogni monaco ha ben presente questa infrazione, perché è una infrazione non solo grave, ma non recuperabile. E allora quando ci sono queste domande, dobbiamo ben tenere presente che uccidere o stimolare un essere umano a togliersi la vita rientra in questa paragica. E detto questo, la situazione si complica perché non è sempre chiaro quando il nostro intervento interrompe la vita, o seppure stiamo portando avanti la vita in maniera artificiale. Ecco dove le cose si complicano in maniera ben più ampia rispetto alla disciplina monastica, che ha 2600 anni e non prevede altri i macchinari attuali. Conseguentemente la nostra posizione è abbastanza semplice sulle disposizioni di fine vita. Se c'è occasione, se c'è opportunità, definite voi quello che vorreste fare. C'era proprio mi ricordo alcuni anni fa nel nostro gruppo monastico venne fuori questa esigenza di definire ognuno di noi fin dove voleva nel caso portare avanti la anche artificialmente la propria vita. E noi qui in Italia la legislatura non è così chiara e quindi non riusciamo a dare una risposta ben definita, come in altri invece paesi è stato possibile. Per quanto riguarda il suicidio assistito, è camma, per quanto sia c'è qualcuno che ti uccide, non lo so, ce la sentiamo di dare questo camma agli altri? È anche questo da riflettere, non siamo solamente noi, ma c'è anche qualcun altro coinvolto in questa storia. Però è un discorso veramente molto aperto e penso che sia molto anche soggettivo in un certo senso, perché
Perché la vita è fragile. Perché la vita è fragile. Si spezza con un niente. E talvolta non occorre neanche fare niente. La affronterei in un altro modo di tutta questa storia. Affronterei vivendo bene in modo tale da non aver paura della morte in qualunque momento possa arrivare e in qualunque modo possa arrivare. In modo tale che comunque sia quando arrivi magari a una situazione di questo tipo c'è un senso di completezza interiore per cui le scelte che uno compie non sono in termini negativi di rifiuto della vita o di rifiuto delle proprie condizioni fisiche o di essere completamente distrutto dal dolore fisico, ma la risposta che sorge da un senso di pienezza, da un senso di soddisfazione interiore nonostante tutte le condizioni negative che uno possa vivere. E questa secondo me è la risposta più saggia, mentre forse la domanda con cui in genere cerchiamo di investigare questi aspetti, forse la domanda nasce da una mente che non ha questo senso di completezza, di soddisfazione, e le risposte rischiano quindi di essere una toppa peggio del buco. Come sempre, quando si parla di avvicinarsi alla morte, il suggerimento è facciamo in modo di aver vissuto bene, con un senso di indipendenza e soddisfazione. Grazie ovviamente non alle condizioni esterne, ma alle condizioni interiori, in modo tale che saremo più pronti e le risposte che cercheremo di trovare saranno quelle più in sintonia con il Dhamma, anziché con la paura, l'angoscia, il disagio interiore, la solitudine. Perché se le risposte vengono da questo stato mentale, saranno risposte potenzialmente di angoscia, di solitudine, di disperazione. E vai a capire che succede dopo l'ultimo respiro. Come accogliere il proprio karma? Esiste un karma collettivo? Allora, come accogliere il proprio karma? E nel momento presente, nel momento presente, con una mente chiara e che sa vivere in armonia con il Dhamma. Questo è come si accoglie il karma. Attraverso questa presenza mentale iniziamo a capire se c'è qualcosa per cui è necessario attivarsi per creare delle condizioni migliori e poter provare a svincolarsi da quel karma o lasciarlo andare, oppure se è semplicemente un momento in cui non c'è da fare nulla, in cui è il momento di accogliere e pazientare e lasciare che questa esperienza semplicemente segua il suo flusso. Però fondamentalmente è tutto qui. Non possiamo andare a rincorrere il karma avanti e indietro. Noi stiamo fermi. È il karma che matura, giunge, vediamo che cos'è e vediamo come reinserirlo
all'interno della nostra vita, della nostra esperienza, in modo tale che possa avere una spinta evolutiva e non farci rimanere bloccati in quello che uno pensa di essere o che gli altri pensano che noi siamo o che addirittura ci affossa. Ma è qui, noi respiriamo, è l'esperienza del momento in termini di fisico e di stati mentali, è il kamma. In mezzo a tutto questo, però, che è un processo condizionato, c'è anche il dhamma. E quel dhamma è, il nostro faro, la nostra direzione per andare al di là del kamma, sia esso positivo che negativo. Esiste un karma collettivo? Teoricamente no, non dovrebbe esistere. Certo, non esiste neanche proprio un karma legato all'io, perché l'io è una sovrastruttura che noi mettiamo a un flusso di causa ed effetto. E quando si parla di karma collettivo c'è questo fraintendimento che appunto allora c'è un karma mio, io, me, mio, e poi dopo viene fuori: ma scusa, ma non si parlava sempre di anatta, di non sé? Com'è che tutto questo va a essere coerente? Perché quando noi parliamo di karma dovremmo iniziare a parlare di cause, di condizioni, ma senza attribuire una particolare identità che sia io, me, mio, noi, o neppure il tutto. Fluisce, sono condizioni che hanno una loro, che traggono origine da una causa e producono degli effetti. Alcuni di questi effetti vengono sperimentati all'interno di questo corpo e di questa mente. Perché? Perché sono legati a questo corpo e a questa mente. Più che altri corpi e altre menti. Se poi come karma collettivo si intende avidità, odio e illusione, sì, siamo tutti molto collegati. Ce ne sono pochi che sono scollegati. Magari c'è più chi è collegato a rispetto ad altri, però ecco, in termini di avidità, odio e illusione c'è un grande assemblamento. Vediamo di tirare fuori il più possibile il nostro cuore da questo assemblamento. Non arriva mai la saggezza? È scritta nei libri, ma è poco visibile. No, dai, arriva. Arriva, è che spesso non fa troppo rumore e non è anche troppo visibile. In un mondo che vive sull'accumulo e sull'esibire, e la saggezza che orienta, si inclina verso il lasciare andare, non rientra fra le prime pagine, è sempre un po' nei trafiletti. Però insomma, siamo qui e siamo tutti alla ricerca di questa saggezza. Poi magari sarà alternata, ma
Ma insomma, è sempre abbastanza stupefacente pensare che oggi è sabato, vero? Siete venuti a passarlo qua. Insomma, è abbastanza affollato questo tempio. Certo, domani nessuno scriverà i vostri nomi perché siete venuti qui, lo sapete solamente voi e qualche altro amico. Però ecco, qualcosa c'è e questo qualcosa spesso ha anche un grosso effetto, non solo nei nostri cuori, nelle nostre menti, ma anche nelle persone che ci circondano. E potremmo rimanere stupiti dall'interesse che un sorriso nostro, un atto gentile, un modo di nuovo di percepire alcuni aspetti della vita, ecco, potremmo rimanere sorpresi da quanto effetto possono avere nelle persone. Però appunto, come vi dicevo, tutto quello che fa la saggezza è cercare di orientare la nostra esistenza verso il lasciare andare, per cui alla famosa domanda che cosa hai ottenuto da questa vita dedicata al Dhamma, la risposta è no, io non ho ottenuto nulla, io ho lasciato andare. Cioè, come esempio, come similitudine, appunto, immagino i nostri monaci che hanno originato questo lignaggio, e quando sono morti che cosa hanno lasciato? Spesso non avevano scritto neanche un libro, niente. Sono stati scritti dopo, dalla trascrizione di discorsi. E poi ci hanno provato anche a dire, ok, ora facciamo una specie di museo dedicato al monaco, a tutto quello che, a quello che aveva, come ha vissuto. E scopri, c'aveva una borsa, c'aveva i vestiti, però i vestiti vestiti alla tonaca, però è stata bruciata assieme al monaco nella cremazione. E voi andate in Thailandia, a Wat Phopong, c'è il museo dedicato ad Achan Cha, ci sono due dentiere, una seggiolina a rotelle. E non mi ricordo cosa c'era, ma mi sembra che non ci fosse tanto. E poi magari, oh guarda, c'è anche la sputacchiera. Ora non sono sicuro che ci sia la sputacchiera, ma insomma. Però nello stesso tempo è vero che nonostante non abbia neppure mai scritto un libro, a distanza di decenni, siamo qui anche noi a menzionare il nome di Luangpo Cha. E stavo parlando ieri con un amico, io stavo leggendo un libro, onestamente ho detto lo sto leggendo ma non lo capisco. Ci siamo guardati, noi capiamo a Chan Chan, libro per anni, ho detto prima o poi lo devo leggere, ma non capisco le parole, ma poi penso a che a Chan Chan capisco il significato.
In quale situazione si trova una persona dopo la sua morte? Oggi siamo al filone proprio... Parliamone, avete qualche problema? In quale situazione si trova una persona dopo la sua morte, se durante la sua vita ha vissuto con una visione materialista, e come può essere aiutato e aiutare le persone viventi? Quale relazione esiste tra i vivi e i morti? Queste sono domande a cui si dà spesso risposte un po' teoriche, perché la verità è che gran parte di questi dubbi restano tali, non abbiamo una vera e propria risposta. Però per alcune cose sì. Allora, tradizionalmente la relazione tra i vivi e i morti ha una sua... si ricordano i morti, no? Nella nostra tradizione buddista, in questo monastero, vedete che arrivano anche persone per fare proprio offerte in memoria di persone defunti, familiari, amici. E di solito quando si fanno queste offerte e questi momenti di ricordo, è il momento in cui si cerca di sviluppare maggiormente un senso di apertura di cuore, di benevolenza, in modo tale che i meriti, il bello di quello che abbiamo fatto nella nostra vita possa essere condiviso con queste persone defunte. E la domanda è: ma giunge a loro questa frequenza, questa benedizione? E non lo so, però vedo che la gente continua a farlo e lo fa perché i vivi trovano un beneficio con questo senso di condivisione, di apertura di cuore rivolto ai defunti. Certo, dobbiamo stare attenti che questa relazione, mantenere questa relazione, non implichi rammarico, rimorsi, ulteriore legami nel senso di dipendenza. C'è questa frase che ripeto spesso, che è una frase che è piuttosto difficile, ma che raccoglie forse il modo migliore di gestire la nostra relazione con i defunti, che è grazie e addio, che è appunto una combinazione di due stati mentali che in genere non vanno d'accordo fra di loro, abbiamo difficoltà ad armonizzarli, perché se dici grazie vorresti trattenere, se dici addio vorresti andartene via. Ma per me la trovo veramente interessante questa frase, per ciò che produce dentro di noi, o perlomeno dentro di me. La sentì dire da un monaco quando lasciò il Santa Cittarama per andare in un altro monastero, e appunto grazie e addio. E pensare ai nostri cari con questo atteggiamento, un senso di gratitudine, e nello stesso tempo anche fare in modo che possano avere lo spazio di vivere la loro esistenza, qualora qualsiasi essa sia, e supponendo che ce n'è una. Una mente materialista, in effetti
Penso che in questo caso una storia che è all'interno del canone Pali aiuti a capire, per dare una risposta a questa domanda. Poi vi faccio un altro esempio più attuale, magari, che per cui che vi può offrire, per quanto sia un esempio rozzo, ma vi può offrire una prospettiva un po' chiara sull'argomento. Ci furono, al tempo del Buddha, andarono a trovarlo due asceti che non solo lavoravano sulle privazioni, ma lavoravano in maniera specifica sul modo in cui vivevano le privazioni. Uno viveva seguendo, emulando un cane, e uno una mucca. Erano pratiche comuni, penso che in India ancora oggi puoi vedere qualcuno che si dedica alla pratica del cane, cioè vive come un cane. E allora proprio gli domandarono quale sarà la mia rinascita. Sto vivendo tutte queste privazioni, sto dedicandomi con tanto impegno in questa pratica, quale sarà la mia rinascita dopo tutto questo sforzo? E il Buddha disse: non me lo chiedere. La seconda volta, e il Buddha rispose: non me lo chiedere. Terza volta, e tradizionalmente alla terza volta il Buddha risponde sempre a una domanda posta per tre volte. Il Buddha si sente, non dico obbligato, ma insomma ci assume l'onere della risposta, sapendo che è una risposta un po' difficile anche da accettare. E allora il Buddha gli disse: dormi come un cane, mangi come un cane, parli come un cane, ti comporti come un cane, ti prendi cura del tuo corpo come un cane. Cosa farai nella tua vita successiva? Rinascerai cane, perché la tua mente è formata da cane. L'asceta scoppiò a piangere. Disse: tutti questi anni ho vissuto come un cane. E il cane rinascerai. Ora non mi ricordo se entrambi o solamente lui, ovviamente lui lasciò la pratica, questa pratica ascetica, e diventò monaco, se ricordo bene. Però questa cosa è sintetizzata. È come viviamo, è come la mente continua a battere dentro i propri meandri, dentro il proprio cuore. E lì formiamo le nostre esistenze. E non è una questione mistica o magica, è una questione ovvia, nel senso che se la nostra mente è focalizzata e presta attenzione a una determinata cosa, quella risalta e piano piano inizia a forgiare tutta la nostra esperienza. Se siamo coinvolti così tanto dal mondo materiale, la vita è fatta di brand. E quello che vedi nelle persone non è la persona, la sua qualità morale o etica, è le marche che ha addosso.
Non so esattamente che rinascita è questa, ma insomma. Ma la mente assume quella forma. E allora questo ci porta a quell'esempio che vi avevo detto. Ovviamente è un esempio rozzo, però è carino. Non è un esempio, è una similitudine. È come un'agenzia di viaggi. Noi entriamo in questa agenzia di viaggi e c'è un catalogo. E questo catalogo offre tanti possibili viaggi. E questi viaggi hanno due caratteristiche. Il fatto che qualcuno di questi viaggi ci possa interessare o meno e il fatto di quanto costano. Se abbiamo le risorse economiche per acquistare questo viaggio. E ora forse non esisteranno più, ma insomma una volta c'erano le riviste, e tu sfogli e dici questo no, questo non mi interessa, questo no, e poi tutto a un tratto la mente dice questo sì, questo mi interessa, qui ci voglio andare. E se c'hai sufficiente risorse economiche, acquisti il viaggio e parti. Se non c'hai sufficiente risorse economiche, dicono questo non te lo puoi permettere. E fino a quando dici, ok, allora questo. E che cosa sono questi? Le risorse economiche ovviamente sono quello che chiameremmo meriti. Cioè la capacità della nostra mente di sostenere le qualità che necessitano per quel viaggio, o di avere quelle qualità. E il viaggio è come la nostra mente pensa che si possa essere felici. E sei lì che sfogli questo viaggio e dici questo. E lì vai. E che cos'era questo? Era la pubblicità di Prada, e vai alle Vanelle a vedere Prada fuori dall'esterno. Mi è venuto in mente Prada perché è vicino ad Arezzo e c'avevo amici che andavano a Arezzo, e poi quando sono in visita da mia sorella sento l'elicottero che passa del proprietario, dell'amministratore di Prada. Va a lavorare la mattina, ritorna il pomeriggio, in elicottero. Quindi, addirittura, puoi non beccare un viaggio, ma semplicemente la pubblicità. E la cosa interessante è che alcuni di questi viaggi sono brutti, sono veramente brutti. Ma la nostra mente, il nostro cuore può essere convinto che quel viaggio sia bello, sia dove siamo felici. E ti dici, dai, ma non è possibile, ma che stai dicendo? La verità è che ci pensiamo e diciamo, ma quante cose ora con l'esperienza di mezzo secolo di vita e anche la pratica che ho fatto in questi 30 anni, tu dici, ho fatto delle cose che erano, che se ora mi dicono le vorresti rifare, no, mamma mia, no. Cioè, abbiamo pagato per fare cose che, se ci portassero ora a farle, diremmo, ma che, è una tortura. In mezzo a fumo, alcol, musiche assordanti, gente che si regge in piedi, che vomita.
siamo qui per divertirci. No, no, lasciami annoiare nella mia stanzetta. Eppure eravamo convinti che ci fosse la felicità. Ancora tante altre persone sono convinte, siamo convinti che ci sia la felicità in tanti altri aspetti della vita, che magari come aumenterà la nostra saggezza scopriremo, ma no, ma in che cosa stavo investendo, su che cosa ho investito? E il paradosso è che possiamo avere anche diversi meriti, ma se la mente... Nel senso che abbiamo fatto anche belle cose, però può essere anche che ci andiamo a scegliere un viaggio da poco. Ecco perché è bene stabilizzarci, dire veramente questo come si fa, attraverso i precetti, 5 precetti, in modo tale che il viaggio sia dagli esseri umani in su. Perché sotto è difficile, quindi 5 precetti, vai su. E poi magari proprio, mi dispiace per l'agenzia di viaggio, ma insomma dire, lo sai che io mi fermo qua. Basta di andare in giro su questo samsara. Mi tengo la libertà e non le porto più le valigie. Perché non riesco a trovare la forza di far finire una storia che non mi fa essere felice? Allora, per poter uscire fuori da qualsiasi storia, dovremmo avere chiari tre aspetti. I vantaggi, svantaggio e la via di uscita. Se devono andare, tutti e tre devono essere presenti. Se manca la via di uscita, ma vediamo solamente i vantaggi e gli svantaggi, è lì siamo. Perché non c'è possibilità di tirarsene fuori. E diciamo, sì, però, ma... E lì rimaniamo incastrati, vediamo i limiti magari di una persona, però nello stesso tempo ci manca un sostegno, per cui, ma riproviamoci a cercare un sostegno in questa persona, e questa persona non è affidabile, per cui appunto... inciampiamo nuovamente, allora no, ma sì, e questo è lancinante, è una tortura, perché vieni sballottato continuamente di qua e di là, e ogni volta che uno ha uno sballottamento perde anche un senso, una parte del proprio senso di benessere interiore, perché va a riprovare, poi fallisce, allora dice, ma l'avevo, soliti errori, ma allora basta, però non ce la faccio. E allora, quindi questi due da soli non bastano, è necessario iniziare a vedere anche una via di uscita da queste dinamiche. E questa via di uscita è iniziare a capire appunto quali sono i vantaggi, cosa stiamo cercando da questa storia, iniziare a capire però che questa storia è anche una storia che ha i suoi svantaggi, o come diremmo ora, una relazione tossica, e che quei vantaggi però li possiamo ritrovare dentro di noi. Per cui si giunge alla famosa frase, grazie e addio. Non rinnego alcuni aspetti positivi di questa storia, però è finita, non c'è altro da aggiungere. C'è ancora qualcosa che ci tiene legati a quella persona
e ci fa dire senza quella qualità, quelle storie, io non saprei come fare. In realtà noi cerchiamo di capire quali sono queste cose e le andiamo a ricercare dentro di noi in modo tale che chiudiamo in bellezza, avendo appreso quello che potevamo apprendere, sia esso tanto o poco che appunto sia, e ricontinuiamo con questa maggiore esperienza, senza neanche portarsi dietro un senso di rancore o di insoddisfazione dovuto dal fatto che pensiamo di aver sprecato tempo, energie in questa storia. Il bello l'abbiamo appreso, il brutto lo lasciamo lì e proseguiamo. Cercate di avere quanta più fiducia in questo percorso. Promuovete un inno all'indipendenza dentro di voi. Come farò senza di lui, senza di lei? Avendo imparato le qualità da quella persona e avendo quindi aggiunto un altro tassello al nostro senso di, alla nostra completezza interiore. Per fare questo è anche vero che sempre più dobbiamo sviluppare la presenza mentale, per cui quando siamo assieme non è semplicemente un passare il tempo assieme, ma è un apprendere, un imparare reciproco. Fammi vedere come si fa questo. Fammelo rivedere ancora perché mi è sfuggito. Fammelo rivedere ancora. Grazie, ho imparato. Poi è ovvio che non siamo qui per sfruttare, dice, ho imparato tutto, ora ti mollo. No, è ovvio che alcune volte dentro a queste storie scopri che c'è un'affinità per cui dici grazie e continuiamo a nutrirci reciprocamente, continuando a imparare, perfezionando maggiormente questi dettagli, però altre volte non c'è più un apprendimento, ma c'è un affossarsi reciproco. Ascoltate, imparate. Oggi c'era la riunione, mi sono divertito perché si parlava di caldaie. Si parlava di caldaie per la nuova, per i nuovi edifici. Ma poi che tipo di caldaia mettiamo? Che tipo di caldaia mettiamo? So che abbiamo richiesto il preventivo per il metano, poi dopo abbiamo il preventivo per il GPL, ma insomma all'idraulico che cosa gli diciamo? Io a Ciampricia guardiamo, cambia solo il l'ugello, poi GPL e gas e metano nel caso sono gli stessi, quindi possiamo andare avanti con il preventivo. Però la cosa strana era che dici, ma Pagno, ma tu che ne sai di caldaia? tanto Ciampricia, no? Che fa parte più del blocco dei costruttori, ma io sono l'ufficio del Santa Cittarama. Capitava un giorno che non funzionava
una stufa economica e a Ciampricia disse: ah, non c'è problema, era stata appena acquistata. E a Ciampricia disse: non c'è problema, basta cambiare. Infatti ora ho pensato che si dice ugello, ma in realtà io dicevo jet perché l'avevo sentito in inglese. Ciampricia: cambiamo il jet e questa stufa economica funziona. Erano 20 anni fa questo. Però ascoltavo, e oggi quando mi è stato detto la caldaia, il jet. Chi è il jet? L'ugello. Poi a Ciampricia ha detto, è andato più nei dettagli, perché ha detto che, ecco, qui ero preso da dire forte, ma pagno, e mi sono scordato se il jet del gas è quello più grande o quello più piccolo. Il foro del gas, non mi ricordo, mi sono scordato. Ciampricia ha specificato qual è il più grande, quello più piccolo, però il concetto era ascoltare. Non solo queste praticalità, ma ascoltare quello che accade a noi, quello che accade agli altri. Ora appena vedo Ciampricia, io chiedo: qual è il foro più grande, quello del gas o quello del mio? Che cosa è il tempio per voi monaci? Sì, ovviamente nella domanda è implicita questa distinzione fra questo tempio, l'edificio in sé per sé, che ha la sua utilità, e poi dopo il tempio inteso come il nostro cuore, la nostra mente, dove c'è un incontro con il Buddha, Dhamma e Sangha, che poi dopo all'interno di questo tempio fisico si manifestano appunto attraverso la statua del Buddha, attraverso l'altare, attraverso gli inchini. Però tutto questo dovrebbe essere un richiamo a quei rifugi interiori che ci danno un senso di direzione nella nostra vita, in sintonia appunto con il Buddha, il Dhamma e il Sangha, e questo senso di direzione va o dovrebbe andare verso la realizzazione del Nibbana, del Nirvana, cioè il lasciare andare degli attaccamenti per avere la cessazione di dukkha, il disagio umano, la sofferenza, lo stress, il dolore, l'angoscia, che ci ha fatto prendere inizialmente, è stata la causa che ci ha spinto a metterci in cerca e anche a divenire monaci. E questo tempio è svincolato, questo tempio interiore è svincolato dal tempio esteriore. Chi conosce il Santa Cittarama delle origini, no, non era questo, era una stanzetta, il tempio era una stanzetta, chiaramente era quello che nella casa sarebbe stato un soggiorno accanto alla cucina, con il caminetto era stato buttato giù, c'era rimasto solamente la balza del caminetto dove c'era la statua del Buddha e poi un tappeto, una moquette. La statua, due candele e qualche fiore, e quello era tutto il tempio. Poi dopo è divenuto questo tempio, e ci sono templi ancora più grandi, più maestosi, più belli, più curati. Però è ovvio, no, che servono per dare un luogo
dove poi poter coltivare il proprio tempio interiore, attraverso il radicamento di questi rifugi, e attraverso questi rifugi portare avanti la pratica di risveglio, di illuminazione, fin dove si riesce, fin dove si può andare. Come affrontare la malattia altrui ed essere di aiuto agli altri senza ammalarci noi stessi? Sì. Talvolta affrontare la malattia altrui è più difficile di affrontare le nostre malattie, perché talvolta i legami con le persone sono ancora più forti che con i legami con noi stessi. Però si parte dalle nostre malattie. Anche qui aiuta a capire che la malattia non è tutto, non esprime l'essenza di nessuno di noi, è un fatto della vita. E come noi magari siamo riusciti a vivere in maniera serena dei disagi fisici, delle malattie, così dobbiamo dare la fiducia che anche le altre persone lo possano fare. È la stessa cosa dei rischi, degli sbagli che dobbiamo accettare che possano fare le persone più giovani di noi, siano figli, nipoti o. È necessario che vadano attraverso queste esperienze, o meglio, non è necessario, è inevitabile. Ma come noi magari ce la siamo cavata, anche loro, potranno sapere accettare i primi no della vita, scoprire che non tutti ti vogliono bene, scoprire che questo voto è andato male a scuola. Che non siamo necessariamente i più amati, che a qualcuno stiamo antipatico. Tutti noi abbiamo vissuto questa esperienza. Chi più, chi meno, e magari portiamo ancora le ferite, ma magari abbiamo anche elaborato in maniera migliore queste esperienze. Se abbiamo fatto questo, siamo nella capacità, nella possibilità di dare fiducia alle persone che stanno vivendo in quella situazione. Si può fare. Si può fare. E la stessa cosa è nella malattia. Il modo migliore per affrontare la malattia degli altri è ovviamente con empatia. Però non un'empatia fiduciosa. Per alcuni versi anche un po' spavalda, in modo tale che l'ansia e le paure possano essere messe da parte o perlomeno ridursi e lasciare più il posto all'accettazione,
iniziale e dentro a questa accettazione puoi trovare anche il modo di crescere nel Dhamma. E poi ci si ricollega alla morte, ma è tutto collegato ovviamente con questo senso di pienezza con cui si può affrontare anche la morte. E riportiamo la malattia in un discorso più di normalità, cioè prima o poi la malattia è inevitabile, fa parte del pacchetto dell'agenzia di viaggi, è lì. Sì, magari è scritta la piccola nota giù in basso, bevande escluse, però è nel contratto. E ricollegandoci alle domande precedenti, ma in una visione materialista, il corpo ha assunto una prospettiva e un valore così preponderante, per cui capite con quanto è disarmante la malattia, perché hai bisogno di quel corpo, ma non per sorridere alle persone, per fare del tuo meglio, per promuovere qualcosa di bello, ma hai bisogno del corpo per fare esperienza della materialità, del mondo materiale, e se inizi a vederci poco ti togli una fetta grossa di felicità, se hai problemi di mobilità ti togli un'altra fetta più enorme di felicità, e sei così legato al corpo che vuoi un altro corpo, perché appena ti vai in agenzia dici quello con tutti questi corpi, guarda come sono belli questi corpi. E poi dopo sono quegli stessi corpi che nel giro di qualche decennio magari si ammalano. E tu dici, la vita è lunga. Sembrava ieri che si diceva, ragazzi, che si fa? E ora sti ragazzi o hanno i capelli bianchi o hanno addirittura i capelli. Ma era ieri che si diceva. Dove si passa il sabato sera? Monastero. Quindi, ecco che noi viviamo nella malattia. E il nostro compito è dare fiducia che la persona ce la può fare non necessariamente a guarire, ma a trovare le risorse per vivere attimo dopo attimo quello che sta vivendo, che poi il finale non si sa, per alcuni sarà la morte, per altri sarà un miglioramento, ma è in quel respiro dopo respiro, in quel migliorarsi, che la vita acquista un maggiore senso. Però appunto primo passo l'empatia, cioè andare da uno malato a dirgli che vuoi che sia, non è una grande mossa.